non si è fermato lì, dice, e questa promessa, questa buona novella che non dobbiamo perire nei nostri peccati eternamente, ma avere vita nuova in Cristo e poi vita eterna in Cristo. Per cui vi do il benvenuto e state attenti con le vostre orecchie veramente, perché Dio che parla attraverso ogni scritto.